questa decisione è estremamente corretta sul piano istituzionale. Per come anche si è svolta la cabina di regia, non quella di ieri, l'altra, la nostra decisione è una decisione obbligata, che noi seguiamo le regole, seguiamo la correttezza istituzionale, seguiamo la Costituzione e seguiamo la democrazia, quindi non possiamo più stare in quel luogo. Si discuta del piano per Bagnoli, lo si discuta nel rispetto delle regole, convochi il Presidente del Consiglio in una riunione con quelli che sono gli organi costituzionalmente previsti. Il commissario Anastasi sta agendo al di fuori di un contesto di legittimità giuridica, quindi si convochi il Sindaco e il Presidente della Regione. Noi sentiamo storie che non esistono. Ieri il Presidente del Consiglio, che non conosce Napoli, che non la viene a visitare, che non si occupa dei problemi della città, che non fa quello che deve fare secondo legge, ieri ci annuncia via tweet che è iniziata la bonifica Bagnoli. Noi ovviamente siamo andati a verificare, stiamo vedendo, nessuno si sta accorgendo che è iniziata la bonifica Bagnoli, e nemmeno prendersi meriti che non esistono. Sono anni e anni che il governo deve intervenire su Bagnoli, è un anno e mezzo che Renzi deve attuare il piano e non l'ha fatto, è un anno e mezzo che deve dare i soldi e non l'ha fatto, è un anno che ci deve convocare per il piano che abbiamo presentato. Noi non siamo quelli dei no, siamo quelli dei sì, noi il piano l'abbiamo presentato. Infatti la nostra iniziativa da domani non sarà più di parlare di un commissario che non riconosciamo, sarà quello di parlare del nostro piano. Quindi andremo in tutti i luoghi della città, insieme alla città, per spiegare qual è il piano per liberare Bagnoli, per dare lavoro, per ripartire economicamente, per far lavorare l'impresa pulita, per fare il parco, per fare la spiaggia pubblica, per rimuovere la colmata, per fare l'archeologia industriale, per realizzare un'edilizia sociale sostenibile, per fare il bel lungomare che ci possa stare in una delle zone più belle del mondo. Insomma, incominciamo a sfidare veramente sui contenuti, perché non si può più questa storiella che sembra che è arrivato il Presidente del Consiglio dall'alto, con un commissario in violazione di legge che ha sbloccato Bagnoli. Non ha sbloccato ben nulla, anzi lo sta tenendo bloccato, forse lo vuole sbloccare per fare interessi che non sono quelli del popolo napoletano e della collettività e dell'interesse pubblico. Ecco, su questo di fronte, lo voglio dire con chiarezza, a una violazione istituzionale evidente, noi risponderemo con una resistenza costituzionale che è fatta dall'interno delle istituzioni e con una mobilitazione popolare molto efficace. E la città sulla difesa del territorio è unita, quindi non c'è nessun tipo di distinguo nella difesa dell'interesse pubblico. Quindi quando lui mi vuole chiamare, lo ripeto anche oggi a voi, all'ANSA, all'agenzia, a tutti i giornalisti, noi siamo pronti. Quindi non è che le porte sono aperte, le porte devono essere aperte e spalancate, e devono essere aperte alla democrazia. Se il Presidente del Consiglio ci chiama e chiama il Sindaco e il Presidente della Regione, io lo dico anche a De Luca, che sa perfettamente come stanno le cose in questa partita, quindi non è inutile fare giochetti politici, perché noi non facciamo giochetti politici, siamo nell'ambito di una cosa istituzionale al 100%. Ci chiamino in qualunque orario, io distingo qualsiasi impegno che ho e mi reco con la mia squadra, i collaboratori e gli assessori a parlare con il governo, che noi ovviamente riconosciamo come istituzione del nostro Paese.